Devo dire una cosa, no, perché sta facendo l'intervista, ma stavamo appunto parlando ieri sera io e Stefano, che ci ha lasciato stupiti il fatto che comunque chi ha organizzato tutto ci abbia aspettato alla fermata dell'autobus e ci abbia accolto come, ci ha fatto sentire a casa, per cui è una cosa molto importante secondo me. Sì. Sei lontano da casa da un po', quando vedi qualcuno che ti fa sentire a casa è proprio, è Una bella bello, è sensazione. bello. E ci siamo sentiti anche spesso via WhatsApp sul Sì, uff, telefonino. cioè, sì, probabilmente avrò creato incubi a Mirko, Avremmo però rotto. è stato proprio un nostro punto di riferimento, sempre disponibile, sempre tranquillo. Esatto. E Ci ha una fatto. volta avevamo combinato un mezzo pasticcio con gli autobus e ci ha risolto pure questo. È bello il fatto di avere qualcuno che ti dà assistenza in loco, Uff. specialmente per chi non ha un livello di inglese tale per riuscire a cavarselo da Sì, solo. bravissimo. Tipo Sì, Matteo. Avere qualcuno che può fare una telefonata, risolvere la situazione e permettervi di avere una vacanza dei vostri sogni. anche perché se si organizza tutto c'è sempre un imprevisto, quindi E poi, benefici. giustamente, io e Stefano non abbiamo un livello tale di inglese da permetterci di risolvere i problemi, anzi, probabilmente quando parliamo ne creiamo di nuovi. E Mirko è stato importante anche per Per questo aiutarci. aspetto. Grazie Sì. ragazzi, fa parte del servizio completo che offro a chiunque desideri viaggiare con I Love Australia e penso sia importante sia per quanto riguarda la SIM card del telefonino, Esatto, è sia stato molto utile. sì, anche chi viaggia con l'iPad può controllare la propria posta elettronica e sapere che c'è qualcuno dall'altra parte della linea che può risponderti in qualsiasi momento e venire incontro alle necessità del viaggio. E come avete trovato gli ostelli in generale, come organizzazione, come pulizia, come il fatto di dormire nei dormitori in cui ci sono Esatto. 4 letti in una camera? Ecco, all'inizio ero un po' scettico, Anch'io. invece ci è arrivata una bella esperienza perché molto puliti, ottimo servizio, un sacco di attrezzature disponibili negli ostelli a partire dal noleggio biciclette piuttosto che noleggio tavole da Beh, surf, addirittura l'ultimo era tutto gratis. l'ultimo è tutto gratis, Roba era. cucine e quant'altro, pulitissime, piatti e tutto E quanto. quindi c'è una cucina in comune Sì. in cui hai le pentole, il Sì. Anche fornello, alcuni. frigorifero, ti fai la spesa. Sì. Frigorifero, ti fai la tua spesa, la metti nella tua zona dedicata con il nome e il numero della camera. Nessuno tocca, cucini la tua Nessuno roba. tocca, non tocca niente a nessuno. E anche qui, dopo una volta che hai finito di utilizzare la pentola o il fornello che sia, lo pulisci E per lo rimetti al suo prepararlo. posto che lo può utilizzare quello successivo. Sia negli ambienti con più natura che negli ambienti più moderni, tutte le persone rispettano tutto e tutti. È una cosa che mi ha lasciato Sì, di la stucco. gente è molto disponibile, molto Ad amichevole. esempio, ci sono i fornelli pubblici per fare i barbecue, che sono puliti in maniera Sempre pazzesca, e puliti. chi li usa dopo li lascia puliti per le persone che verranno a usarlo successivamente. Sì, Per sempre cui, funzionanti e un sacco di servizi disponibili, anche i servizi gratuiti. pubblici, bagni, Esatto, sì. le Docce, docce. È tutto. una cosa che mi ha sconvolto che l'acqua naturale al ristorante non si paga. E questa cosa è Rispetto all'Italia, è fuori di testa. Bello, una cosa buona, visto che fa bello. caldo. Bellissimo. Quindi durante questo viaggio, come vi siete spostati tra una città e l'altra? Abbiamo preso l'autobus, sempre insolito, e cosa devo dire? Con gli Sono. zaini è abbastanza comodo viaggiare in autobus in Sì, Australia? sì. Sì, Io mi siete ricordavo ben sinceramente, organizzati. l'autobus in Italia è pieno, fatica. Invece qua scendono, hanno la lista, ti prendono loro lo zaino, lo caricano loro, che anche lì è una cosa. E dopo tu prendi posto. E non hai nessun tipo di disturbo, nessun Durante il tipo. viaggio, una cosa che ho visto a differenza rispetto all'Italia, gli autisti spiegano dove stiamo passando, che cosa c'è, quali sono i servizi disponibili alla stazione successiva, cioè si coinvolgono e ti coinvolgono molto durante il viaggio. Parlano anche piano perché sennò noi non avremmo potuto capire Se no dunque. saremmo arrivati a Melbourne ancora alla prima tappa. Però
Non è stressante, non è stancante, devi solo arrivare alla stazione, aspettare. Nei lunghi tragitti, per esempio quelli che si chiamano overnight, quello che parti il Sì. pomeriggio e arrivi la mattina del giorno dopo, Sì. è abbastanza facile dormire nelle poltrone, com'è? Sì, devi adattarti un attimo, Ovviamente è un normale. autobus, non è un letto, Consigliate di però. portarsi via un cuscino, qualcosa più Sì, comodo? è Un più cuscino, comodo. magari anche una copertina Anche per. perché Ci sparano sta. l'aria condizionata al massimo. Ah, sì, al massimo, sì. E anche questo Mirko ci aveva Già ricordato comunque. informato, quindi noi siamo partiti Attrezzati. prevenuti, attrezzati. Però A comodo. volte anche addirittura se l'autobus non è pieno, puoi sdraiarti Utilizzare sui due due sedili, posti, dunque sei quindi comodo. abbastanza comodo. Sì, Come andata spesa tutto e costo bene. della vita, avete notato grandi differenze Beh, con... rispetto all'Italia, qui i prezzi sono un po' più alti. Però abbiamo anche sentito i diversi stipendi che. Gli stipendi sono altrettanto È più tutto in alti. proporzione. È tutto in Esatto. proporzione, sì. L'unica cosa è che in Italia si paga, ma il servizio scarseggia. Qui il servizio direi Sono che abbonda. efficaci e efficienti. Avete risparmiato qualcosa anche facendovi la spesa nei Sì, supermercati? i primi giorni uscivamo a mangiare e ci siamo accorti che poi il portafoglio si era svuotato. Quindi abbiamo detto forse è meglio che cominciamo a cucinare, visto che negli ostelli ci sono le cucine. E da lì ci siamo E arrangiati. Spesa al supermercato. Anche lì ti fai esperienza perché guardi quelli meno cari, non è che ci si prendi a adatta, anche caso. perché stando via un mese, uscire tutte le sere non è poi il massimo Conveniente. conveniente. E Però quindi ci ci siamo siamo arrangiati. arrangiati. spesso quando la gente viaggia in Australia nota grosse differenze nel modo di comportarsi, la cultura o l'abbigliamento. Sì. Avete visto anche voi? Sì, la cosa che mi ha colpito di più dopo, proprio appena arrivato, è che pensavo di essere stanco, invece le persone anche per strada camminano scalzi, ma anche nei supermercati, dappertutto, qua si va scalzi. E Bellissimo. credo che il mezzo di trasporto più utilizzato sia lo skateboard. È una Sì. Il cosa fuori dal normale. problema è essere capaci di andare con lo skateboard, non sarei schiantato alla prima curva. E vedi tutto e di più, gente scalza nel supermercato senza magliette, ma la cosa bella è che nessuno si volta a guardarli o si scandalizza. O che nessuno commenta quello che fa uno piuttosto che quello che fa Anche quell'altro. perché non è che fanno i pagliacci, cioè si comportano È in una cosa maniera normale. normale. Sì, Peace and love. Chi è che normale. avevi visto al supermercato di Al strano? supermercato ieri ho visto uno a piedi nudi, va bene, non era un problema. Canottiera bianca, pantaloncini hawaiani, baffi e cappello che si faceva la sua spesa, un mito, un grande.